cavolo. Ma insomma, ma non è divertente. Vita di qua sopra non è divertente come deve essere. E mentre Manuel si sta facendo un giretto con la tua... E dopo tanto sgommare con... Ragazzi, vi presento Luca. Ciao, piacere. Bentornati sul canale. Oggi fa un po' fresco. 350 cavalli e 62 kg di coppia per la prima auto a gasolio qui sul canale. Abbiamo pensato di portarvi questa 1 turbo diesel swappata 1.9 GTD. Partiamo dai freni. L'impianto frenante è veramente bello. Quattro pompanti è uno spettacolo. Frena bene, non abbiamo l'ABS. Ma chi se ne frega? Voi dietro penso che... Vedete, tira su un fumo che è imbarazzante. Ovviamente qui, ragazzi, non avete controlli di trazione, non avete nulla. Quindi siete voi e la macchina che vuole uccidervi. Sembrerebbe la trama di un film, e invece è semplicemente guidare un 1 turbo swappato col 1.9 GTD. Oddio, che cos'è questa macchina? La 1 turbo. Proprio per antonomasia, come è una macchina degli anni 80, diciamo, nata negli anni 80, ha segnato un'era, l'era delle piccole bombe, l'era delle bombe che sgommavano al semaforo, alle discoteche, il sabato sera, davanti alle cornetterie, come si faceva all'epoca. Quindi ha segnato i 18enni, 20enni, 25enni di quegli anni. Poi che è successo? Dal 2008 ai giorni d'oggi, il pensiero di 1 turbo è cambiato. Non è più la macchina che serve a sgommare, che serve a farti divertire davanti appunto alle discoteche oppure il semaforo o comunque raduni dove si apprezza l'elaborazione del motore. Adesso si va apprezzando, che è giusto che sia così, perché questo è un mio pensiero, sia chiaro, non me ne vogliate. Si va apprezzando il discorso di riverginare una macchina, che in questo caso, perché ho usato il termine riverginare? Perché per me la 1 turbo, negli anni che furono, è stata un po' la mignotta di tutti. È una classica 1, ok? Quindi abbiamo tutti i problemi di una 1 normale. Quindi la pedaliera è veramente strana, c'hai la frizione e il pedale del freno troppo vicini, troppo spostati sulla destra. Che vuol dire riverginare? Riverginare significa che... Una macchina, diciamo, usata, sfruttata, sventrata, utilizziamo tutti i termini migliori che ci piacciono. Adesso si va cercando la corsa al pezzo originale, al bulloncino originale, marchiato Fiat dell'epoca. La cosa che fa terrore di questa macchina è veramente la potenza e la coppia che sprigiona. La 1 Turbo è uno stile di vita. Riportando l'originale, si va un attimo a snaturare quello che era negli anni. Sì. Cioè, la macchina... del popolo, tra virgolette, del povero che batteva il ricco con un semplice taglio sulla Westgate, del tubetto della Westgate, si alzava la pressione, si facevano questi fantomatici 140-150 cavalli, 2,40 di contachilometri e si tirava con tutti. È una macchina che diverte perché fa questo tipo sì. di... Però nel momento in cui la si va a guidare, com'è da guidare? Manuel... Adesso la sta provando, secondo me si sta emozionando. Cioè tu, secondo me si sta... Lui tantissimo è un fiattaro, era... totalmente entusiasta di fare questo video. Manuel, com'è? Ti diverti? Tantissimo, cioè non scenderei più. Lo sapevo, che non lo sapevo. Ho trovato la mia dimensione qua dentro. Tu che mi conosci un po', a me invece io prediligo un altro sì, stile, certo. Ma ne ho parlato tante volte. Le fa le curve? Ma... Ovviamente dare gas in curva è semplicemente la peggiore idea che possiate avere. La macchina smusa è... senza differenziale autobloccante, cioè vi porta semplicemente sull'altra strada. La cosa bella è di avere il cambio con terza, quarta e quinta a denti dritti, è che semplicemente avete quest'urlo. Bella questa macchina perché è piena di rumori, piena di scricchiolii. Con questo tempo fuori sta nevicando, voi siete a bordo di un'auto che vuole uccidervi. È una sensazione terrificante, ma allo stesso tempo magnifica, perché io amo queste build, amo una persona
che si mette in testa di creare un'auto a pochi soldi, ma che il risultato che si genera è qualcosa di scandaloso. Installando un GTD, in questo caso un GTDM multijet 16 valvole Euro 4, ti permetti di avere, passami il termine, una macchina da tutti i giorni, però con una discreta cavalleria. Rullati sul banco 355 cavalli e 620 Nm di coppia. Mamma mia, 62 kg. Qui con una macchina così leggera, infatti, è sgomma di quarta. Esatto. La 1 viene a 1 particolare, la versione formula della 1 turbo diesel, l'ultima serie del fine 93, che era anche catalitica Euro 1, e c'aveva un interno diverso, un allestimento estetico pari a quello della 1 turbo IE, tranne per l'alettone che è stato installato nella mia, tutto il resto in estetica uguale alla turbo IE. E i sedili, a mio avviso, sono molto più belli della 1 formula. Questa è molto potente, ma è tutto su TS suspension, che sarebbero molle e ammortizzatori a ghiera regolabili in tutto e per tutto, ed è su Powerflex. Qua ci sta a meno un grado, tremo quando parlo, la strada è umida, quindi siamo proprio in un momento in cui non dovremmo guidare questa macchina. E invece la guidiamo proprio oggi per mostrare, per farvela vedere proprio al pieno dei suoi guai. Non sarà proprio l'auto perfetta per i tornanti, però io me la sto gustando. E visto che siamo in strada e non stiamo in pista e non dobbiamo fare il tempone, credetemi che questa è molto, molto, molto più divertente rispetto ad auto più blasonate che ci sono in giro, perché questa in montagna è divertentissima, ma è divertente anche su una strada dritta. Ragazzi, come la mettete, la 1 turbo non vi deluderà mai. Ovviamente questa è un'auto vecchia scuola, anni 80, date gas in curva, vi stampate contro un muro, non state attenti su una dritta. Ragazzi, questa è un'auto che fa oltre 260 e non è che finisce perché finisce il motore, ma finisce il cambio, eh? Quindi immaginatevi voi a stare con una scatoletta del genere a 260 all'ora. Ci vuole fegato, ma ripeto, questa è un'auto che va rispettata e bisogna dargli del lei, perché se non lo fate, credetevi, vi uccidete. Grazie, grazie. Io amo le diversità, non punto il dito su nessuno, io racconto le storie e noi siamo tutti diversi, ognuno ha il suo stile. Rossa così, col cerchio bianco, è perfetta, molto figa. Se invece la rispettate, capite i suoi limiti, ragazzi, questa auto veramente vi fa innamorare. Matteo, no? Dice sempre, ah, ste auto così strane, poco performanti in termini di curve e piacere di guida, le lascio tutte a te. A te. Oh, tocca fa gasolio. Sì, eh? Sì. Finita? Hai finito il gasolio? L'aveva detto che lo finivi. Hai finito la benzina, quindi? Ho finito la benzina. Ma il bello di queste macchine così analogiche è che se praticamente mettevi che i fari erano accesi, la lancetta era praticamente come se fosse piena. Come li spegnevi, dava la realtà dei fatti, ovvero che era vuota. Quindi fondamentalmente andando in giro con i fari spenti. Queste sono le cose belle delle macchine così, belle ignoranti, che io però ancora non ne trovo un senso. A te ti è piaciuta tanto. Qual è il senso? Qual è? Che torni a casa e sei felice. Giusto, perché poi alla fine dà gusto vedere il video, sì. Tutte quelle belle fumate nere. Ciao Greta. Sgommate. Allora, vi dico solo che il proprietario non voleva più venire nel momento in cui ha scoperto che c'erano meno 2 gradi e stava nevicando, giustamente, con 60 kg di coppia. Vabbè, 60 kg di coppia su una macchina che pesa neanche 1000 kg. Un po' too much, a mio parere, però questo contenuto, ragazzi, non potevamo non portarvelo, come diceva il nostro buon Manuel a inizio video. Quindi, considerazione finale, unica ed ultima. Se diciamo che potrebbe costare meno dello psicologo una macchina del genere, tornate a casa strafelici, consuma anche meno di una macchina a benzina. Non credo, perché con tutti quei cavalli, 350 cavalli, una follia. Consuma meno? Sei rimasto senza benzina, cosa dici? Vergognati. Frank, che ne dici tu, Frank? Secondo me lo psicologo non ti serve, perché sei un pazzo psicomatico. Esatto, però riallacciandoci a quello che diceva, sono curioso di sentire la fine. Quindi, psicologo, consuma meno,
Dai, è bello sgommare la mattina sera, basta, non c'è un senso. Ciao ragazzi, questo ciao, video ciao. Oh, iscrivetevi al canale dal nord, dal sud, dalla Sicilia, dalla Sardegna. Iscrivetevi al canale. Ciao. Ciao.